Le attrezzature munite di video terminali. L'uso di apparecchiature con video terminali riguarda la quasi totalità dei lavoratori d'ufficio. Titolo settimo. È dimostrato che il video di per sé non costituisce un rischio per la salute dell'operatore, ma è la sua utilizzazione in condizioni organizzative ed ambientali non idonee che può determinare problemi alla salute dei lavoratori. Che cos'è quindi un video terminale? È uno schermo, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Il nostro computer è un video terminale. Il video terminalista è il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di video terminale in modo sistematico e abituale, per 20 ore settimanali o più. Il posto di lavoro è l'insieme che comprende attrezzature munite di video terminale, tastiera, accessori ed apparecchiature. Per essere considerato quindi videoterminalista, un lavoratore deve essere 20 ore seduto al videoterminale. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto devono verificare che il lavoratore, qualora svolga la sua attività al videoterminale per almeno 2 ore consecutive, interrompa l'attività mediante pause, ovvero il cambiamento di attività ogni 15 minuti. Vi è diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di utilizzo del video terminale. Il datore di lavoro e il medico competente devono infine sottoporre i lavoratori videoterminalisti a sorveglianza sanitaria.